Bentornati amici su Chef in Cucina, bentornati all'Arca insieme al nostro chef Max, ciao! Ciao, buongiorno e ben rivisti. Allora Massimiliano, noi come sempre prediligiamo una cucina stagionale. Prima stavamo ridendo dietro le quinte perché siamo abbastanza influenzati dallo chef oggi, quindi... Io, grande raffreddore. Però anche questo fa parte della stagione, vero chef? Quindi... Beh, siamo stagionali anche noi. Quindi ci perdonerete se non siamo proprio sprint come sempre, ma ce la metteremo tutta. Sì. Allora chef, che si fa allora, oggi? Allora, oggi facciamo... Sempre una ricetta che a casa potete fare in maniera semplice. E facciamo dei maltagliati con formaggio arborinato, funghi pioppini, noci, rucola e melograno. Ammazza che abbinamenti, chef. Questo è molto goloso come piatto. È un piatto goloso, sì, questo sì, devo dire che è divertente. Ti sei ispirato a me per questo piatto. Che meraviglia. Fortuna che c'è il sole. Infatti. Una bella giornata di sole. Meravigliosa, veramente, chef. Allora, bene. Di cosa abbiamo bisogno? Quindi allora cominciamo con il maltagliato, lo facciamo bollire di là. Ok. E andiamo a prendere il nostro nostri funghi pioppini. Ecco, quindi ricapitolando brevemente gli ingredienti, abbiamo del formaggio arborinato, circa 100 grammi ne dobbiamo utilizzare per 4 persone, ma poi ovviamente trovate gli ingredienti in riepilogo in grafica, quindi troverete tutto lì. Poi abbiamo delle noci, della rucola, del melograno e dei funghi pioppini e basta praticamente. Allora, facciamo scaldare un po' la padella, un filo d'olio semplice e poi andiamo a mettere l'olio e aglio che noi facciamo a bagnomaria. Ah, okay. Quindi l'aglio non lo andiamo mai a soffriggere, Non andiamo a mettere a bagnomaria. Quindi praticamente che significa bagnomaria, chef? Spiegami questa cosa, che mi interessa. Praticamente la trovo molto facciamo aglio grattugiato, okay. Olio. Sì. Lo mettiamo nei vasetti e poi lo facciamo in questa pentola a bagnomaria, quindi nell'acqua a 70 gradi. Quindi proprio a bagnomaria, come se stessimo cucinando. Come si fa con i pomodori, così fa, no? E li mettiamo lì con uno straccio sopra e lo facciamo andare tipo 8 ore, 7 ore, 8 ore. Poi lo facciamo raffreddare, lo apriamo e quando ci serve l'olio e aglio, evitiamo il soffritto, usiamo questo. Ma non solo, anche l'olio secondo me in questo modo non perde tutte le proprietà e quindi... Ma più che altro andiamo a evitare proprio la parte del soffritto. Ok. Quindi stiamo spadellando, iniziamo con lo spadellare i nostri funghi pioppini. Sì, mettiamo un goccino di olio e facciamo spadellare appena appena i nostri funghi pioppini. Quindi leggermente, leggermente proprio. Sì, una cosa veloce. Chef, i funghi pioppini, dici qualcosa riguardo questo prodotto. Ma, sono comunque funghi di allevamento, non sono pioppini di quelli raccolti. Perché sono pioppini di allevamento, fungo un po' più costoso. Molto saporito. Ok. Bello perché rimane, ha un sapore, una sua personalità gusto molto deciso. Particolare. Lo puoi sentire già anche dai profumi. Sì. Wow. Adoro questo tipo di nebbie, chef. Li spegniamo. Aromatiche proprio. Quindi abbiamo leggermente sfumato con un po' di brodo vegetale, giusto? Sì. Quindi funghi pioppini, brodo vegetale. A questo punto andiamo a mettere il nostro arborinato. Questo piatto, chef, è proprio nelle mie corde, sai? Chiedo scusa a Jennifer, ma ho dormito poco e oggi sto un po'. Ma non ti devi preoccupare, qui siamo a casa con i nostri amici telespettatori. Latte. Quante ne abbiamo messo di latte, chef? Ne abbiamo messe più o meno un 50 grammi. Okay. 50 grammi, un 50 grammi anche di formaggio arborinato. Ok, allora la pasta. Dalila, mi metti la pasta. Abbiamo la nostra Dalila che oramai tutti conoscono, anche perché spesso è anche lei che ci prepara delle ricette, soprattutto lei è specializzata nei dolci, perché insomma qui all'Arca di Alba Adriatica veramente c'è una grande squadra che è composta da Massimiliano Capretta e da Dalila Capretta, che è il suo braccio destro, bravissima nel realizzare i dolci, mentre il nostro chef si dedica di più alla sua bio cucina mediterranea, di cui va tanto orgoglioso ed è veramente una cosa bella quella che fa. Molto semplice, abbiamo fatto appena appena scottare i nostri funghi pioppini, abbiamo messo l'arborinato, brodo vegetale, latte, praticamente ci siamo. Ci siamo? Sì. Cioè possiamo dire che il piatto è quasi pronto? È quasi pronto. Adesso aspettiamo che Dalila ci porta la pasta che facciamo bollire di là. Ma che semplicità, chef! Beh, questo sì che è un piatto che si può fare a casa, ecco.
veramente facile, pochi passaggi, pochi ingredienti. Io non sento i profumi perché sono completamente chiuso. Io li sento, sono intensissimi, perché il tuo malanno è nel naso, il mio è nella gola, quindi comunque riesco. Ma sai, sono stata male un po' di tempo fa, non sentivo né profumi e neanche i gusti. Ma io ero così arrabbiata, chef, ma non tanto per il malessere, perché quando mangiavo non sentivo il sapore. Quando non posso usare il naso sono come un giocatore che è infortunato con una gamba. Ci credo poi per il lavoro che fai. Stessa cosa quando io non posso usare le papille gustative, siamo sullo stesso piano. Il naso è fondamentale. Quindi intanto che aspettiamo che Dalila arriva, a questo punto andiamo a mettere il nostro olio aglio. Quindi lo mettiamo a crudo, così lo andiamo a... mettiamo una parte di rucola. La dobbiamo tagliuzzare, quindi. Sì, appena appena. Una parte la mettiamo cotta e poi una parte la metteremo a crudo. Ok. Ok, le noci e il melograno invece... le mettiamo dopo. Bene, la nostra pasta è pronta, eccoci qua, è Dalila cotta. Ci ha portato la pasta. Quindi andiamo a mettere... ecco, vabbè, dei maltagliati non abbiamo dato la ricetta, però insomma, chef, diccelo brevemente. Maltagliato, guardi, noi la ricetta nostra facciamo 100 grammi di farina di semola, diciamo, un 100 grammi di 00 e mettiamo 4 rossi e un uovo. Ok. Più o meno, vero Dalila? 4 rossi e un uovo, ma non per 100 grammi, per chilo, giusto? 4 rossi e un uovo su 200 grammi di farina. Su quanto? 4 rossi e un uovo su? Su 200 grammi di farina. 200 grammi di farina, ok. Quindi una bella percentuale. Come la classica ricetta dice, cioè un chilo, 10 uova. Ok. Giusto? Sì. Ci siamo quasi, il nostro chef ha spadellato, ha fatto saltare i maltagliati con questa cremina di arborinato meravigliosa. Sì, hai visto, tutto molto, molto molto semplice, abbiamo fatto veramente tre passaggi. Molto, no, un piatto, molto, molto semplice. Ecco, questo potrebbe essere... bello lasciarlo così, bello cremoso, sì. Anche perché come si fredda tende a rapprendere. Ok. Questo è il piatto della domenica, chef, no? A cosa lo possono fare anche come... ma anche come piatto veloce dell'ultimo momento, Anche il piatto dell'una di notte, eh? Anche? Sì. No, per quanto è semplice, veramente potrebbe essere anche il piatto, non so, torniamo a casa, non sappiamo cosa cucinare, e via, due funghetti, un po' di arborinato, un po' di rucola, e il piatto è pronto. Wow! Ah, giusto, mancano degli ingredienti, chef, quindi abbiamo... abbiamo noci, le mettiamo a crude così gli dà la parte croccante. Sì. Ah, torniamo ad aggiungere anche un po' di rucola. Sì, perché gli dà il contrasto. Eh sì, freschezza anche. Un po' di rucola, chicco di melograno. Bellissimo. Un po' di olio, basta, ci siamo. Complimenti, chef. Ecco qua. Complimenti, grazie per questa ricetta veloce, facile, ma ovviamente ricca, anzi ricchissima di gusto in questo caso. Grazie. Grazie, chef. Grazie a voi. L'appuntamento con noi è quotidiano, ci vediamo domani. Anche domani saremo in compagnia del nostro chef Massimiliano Capretta. A domani. Arrivederci. Ci sono i cibi che stimolano reflusso gastroesofageo, come cibi piccanti, come cibi aromatici arricchiti di basilico, di rosmarino, come caffeina. Questi cibi stimolano il rilassamento dello sfintere dello stomaco e provocano reflusso gastroesofageo.